fronte del mio ultimo video si è creato come previsto un marasma incredibile, quasi 2000 commenti, gruppi Facebook che speculavano e offendevano, canali Telegram invidiosetti dello scoop, persone che hanno dato fiato alla bocca senza neanche sapere quello di cui stavano parlando, e tutto questo mi ha fatto capire che forse era il caso di chiarire e vederci chiaro. Bene, ci sono anche dei risvolti. L'insider ha spinto altre persone a parlare, altre persone facenti parte dei programmi tecnico-scientifici in Antartide, e oggi chiarirò ogni dubbio esistente in merito alla fuga di notizie prodotta dal mio ultimo video, e ne sentirete delle altre. Segui fino alla fine e soprattutto condividi questo video con tutti i sapientoni che hanno erroneamente sparato a zero sul mio ultimo video, toppando alla grande. Usa questo video come un'arma contro l'ignoranza. Tutti esperti informatici, tutti programmatori, e anche in chat su Instagram ho fatto fare parecchie figuracce. Allora, la prima cosa che le persone hanno notato nella mail è il lucchetto rosso. E allora sono saltati fuori tutta una serie di pseudo esperti di computer che mi hanno detto: vedi, è falsa la mail perché non dispone della crittografia standard TLS. Significa quindi che quella mail non arriva realmente da quel dominio, una specie di firma quindi, no? Ecco fatto, e altri centinaia di messaggi correlati alla crittografia TLS e al lucchetto rosso. Allora, chiariamo una volta per tutte, mettiti in un angolino, smettila di dire minchiate e ascolta. Se una mail arriva da Gmail a Gmail, quindi fra due utenti standard, fino a prova contraria, gli unici che possono leggere il messaggio sono il mittente e il destinatario. Secondo il provider, fornendo la crittografia standard TLS, il messaggio non verrà intercettato durante il suo transito. Questo succede ogni volta che invii o ricevi mail. Gmail, diciamo che garantisce una crittografia standard e ti avvisa con questi lucchetti. Ora, in questo caso Gmail segnala con il lucchetto rosso che l'email potrebbe essere meno sicura e potrebbe essere più vulnerabile a intercettazioni durante il suo transito tra il mittente e il destinatario. E inoltre, se clicchi su ulteriori informazioni, è Gmail stessa, ok, che ti dice che la forma del lucchetto rosso significa che qualcun altro potrebbe essere in grado di leggere l'email. Fine. Questo significa che qualcun altro potrebbe essere in grado di leggere l'email. La fonte di quello che ti sto dicendo è la stessa Gmail, che con questa schermata te lo spiega in modo molto semplice. Con il lucchetto rosso non significa che Gmail non garantisce l'originalità del dominio, ma significa semplicemente che la mail in questione non è crittografata e che qualcun altro potrebbe visionarla. Questo, visto che si parla di una mail ufficiale dell'esercito, un dominio ufficiale della difesa, avvalora ancora di più l'originalità della mail, proprio perché ad una mail di servizio dell'esercito ci può accedere la difesa, che ha la possibilità di accedere a tutte quelle mail quando vuole, proprio perché proprietari del dominio militare. Non ti sembra ovvio, dai, accendiamo un secondino il cervello, non ti sembra ovvio che ad una mail di servizio dell'esercito ci possa accedere l'esercito stesso? Sono sottoposte ovviamente a controlli, no? Ecco spiegato il lucchetto rosso. Basta con le speculazioni, ok? Perlomeno informatevi prima, no? Inoltre, non ve lo vorrei dire, ma ho il numero di cellulare dell'informatore. Ha condiviso con me ogni tipo di informazione personale. Tipo firma elettronica in fondo alla mail di servizio, c'era l'indirizzo del distaccamento, il reparto e tutta una serie di informazioni verificabili. Perché sono qui a fare questo video? Sono qui a fare questo video perché la fuga di informazioni sull'Antartide che ho fatto saltare fuori è talmente interessante che deve per forza essere presa sul serio. Ma comunque, andiamo per gradi. La mail che mi è arrivata è composta da nome, cognome, @esercito.difesa.it, e qualsiasi militare sa che è come se fosse una mail di lavoro, chiaro, personale, mail personale di lavoro, ma comunque accessibile da chi di dovere. Un dubbio era questo: perché quindi mi avrebbe scritto con la mail di servizio rischiando tutto, pur sapendo che comunque può filtrare chiunque le sue informazioni? Perché è probabile che comunque il comando in questo momento abbia tutte le email fra le mani, eh? Molto probabile. Io comunque l'ho chiesto al diretto interessato, direttamente sulla mail di servizio, quindi mi seguite, ho risposto facendo questa domanda a @esercito.difesa, chiedendo perché questa scelta, e lui mi ha risposto con la sua mail personale Gmail, quindi è scontato, no? Che la mail che mi ha risposto abbia accesso alla mail governativa, è lui per forza. Mi ha scritto che: ciao Omega, ti ho scritto con la mail di servizio per darti dimostrazione dell'ufficialità della mia identità. Ormai ti seguo dall'inizio e non posso e non devo passare per fanfarone.
anche perché, signori, dubito che se non fosse arrivata da una mail militare avessi preso così tanto in considerazione la storia. Ma comunque, la cosa che mi ha colpito è stata: ti seguo dall'inizio. Ebbene, infatti, signori, a riprova del fatto che non è stato un hacking, e penso che più prova di questa non esista, il signore mi scrisse già nel 2019 con la stessa identica mail personale. Chiaro, ho scritto su quella di servizio, @difesa.it. Mi ha risposto con quella personale a quel messaggio e mi sono reso conto che con la mail personale mi scrisse già nel 2019. Ecco fatto, a voi le prove, perché un altro dubbio sollevato è correlato al fatto che un hacker, o insomma qualsiasi esperto di hacking, sarebbe in grado di simulare un dominio, anche quello della difesa. Però, signori, dovete valutare la situazione, non trovi? E non è il caso questo di un hacking, e sai perché? Perché lo stesso signore mi contattò già nel 2019. Ecco a voi la prova che mi segue dall'inizio. Ha preso coraggio e ha utilizzato la mail di servizio per scrivermi la storia. Inoltre, deve essere proprio stupido questo hacker, no? A lasciarmi il suo numero di telefono, non trovi? Ma poi voglio dire, ho avuto il riscontro per quanto riguarda la mail personale che mi ha contattato 5 anni fa, dico 5 anni addietro. Questa persona segue il canale da 5 anni e ha preso coraggio. Fine. Niente, nemmeno una cosa, un dato, un'incongruenza reale può farmi pensare che la mail sia falsa. Niente. La mail proviene realmente da un dominio della difesa. Non posso confermare il contenuto della storia. Nello scorso video, con prove circostanziali, abbiamo capito che ogni riferimento è fondato, tempi, citazioni, luoghi, eccetera, ma non posso effettivamente confermare l'autenticità della storia che ha raccontato. Una cosa che posso confermare è l'assoluta, incontestabile autenticità della mail militare e quindi della fonte. Un altro dubbio sollevato è il grado. E qui arrivano altre conferme però, seguite. Alcuni membri delle forze dell'ordine mi hanno fatto notare che il gruppo firma da un paio d'anni è cambiato. Attualmente la categoria dei graduati dell'esercito italiano ha subito una ristrutturazione che ha eliminato alcuni gradi e ne ha reintrodotti di nuovi, quindi da ottobre 2022 a regola quel grado non esiste più. Erroneamente parte del grado non l'ho oscurato, mi scuso pubblicamente, ma comunque non ci è voluto molto per capire che si trattava di caporale maggiore capo scelto. Comunque, alcuni mi hanno riferito che a fronte di alcuni aggiornamenti quel grado in pratica, signori, non esiste più. Io ho scritto all'informatore e lui mi ha risposto che purtroppo capita che i gruppi firma non vengano aggiornati. La mail molte volte la puoi cambiare aggiungendo un gruppo firma attuale, ma le intestazioni a volte, anche se le cambi, non si aggiornano. Lo fa Zimbra. Guarda caso, dal sito ufficiale dell'esercito veniamo a sapere che Zimbra, software applicativo, è quello che gestisce le autenticazioni alle email con dominio della difesa. Per farvela semplice, in questo avviso ufficiale dell'esercito risalente al 2018 viene riferito che tu, alla mail con un dominio della difesa, per accedervi hai bisogno di un'autenticazione a due fattori di grado militare, capito? Cioè, quindi questa è un'altra conferma, no, in merito all'autenticità della mail. A me non è che va in tasca qualcosa, attenzione, io semplicemente ho ricevuto questa storia, l'ho ricevuta da una mail che sicuramente, dico sicuramente, una mail con dominio ufficiale della difesa. Ho avuto a che fare con la fonte, mi sono reso conto che mi ha condiviso tutti i suoi dati personali, ho avuto la prova che mi scrisse già nel 2019, le informazioni che mi ha condiviso sono molto coerenti, anche perché dovremmo anche un secondo parlare di questo, no? Voglio dire, se mi avesse detto: guarda, mentre volavo in Antartide ho visto un alieno che ballava sui ghiacci, anche se la mail arrivava da una fonte militare, mi sarei fatto qualche domandina, no? Ma siccome, cari signori, ha parlato di cose molto ponderate e comunque credibili, io vi invito seriamente a rivalutare la faccenda. Ringrazio davvero di cuore l'informatore e rimango a disposizione per ogni altra fuga voglia far trapelare. Ora, cosa è successo? È successo che questo comportamento coraggioso, quindi di avermi iscritto con la mail di servizio, ha fatto saltare fuori altre teste. Vi ricordate nello scorso video che è stata nominata la base Zucchelli in Antartide? Vi ricordate nello scorso video che è stato nominato l'ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile? Bene, sentite qui che roba, eh? Buonasera Omega, ho visto il servizio del militare che ha prestato servizio in Antartide e ho deciso di raccontarti la mia. Mi chiamo e faccio parte di un team di ricerca stagionale dell'ENEA attivo nella base ex BTN attuale Mario Zucchelli.
Come saprai, la base è adiacente al mare. Ero al telefono cercando di parlare con un ingegnere della Concordia sull'altopiano antartico per delle rilevazioni del campo magnetico e variabili meteorologiche che vengono elaborate in simultanea anche con la base Vostok, spesso ad intervalli di 5 giorni. Stavo cercando di trasmettere usando la comunicazione satellitare perché la rete AMPS e la GSM in quel momento erano out. Guardando verso il mare, scorgo una sagoma in assetto positivo sulla superficie dell'acqua. Faccio cenno ai colleghi vicino a me indicando la direzione pensando ad un sottomarino. In quei giorni si parlava della catena di vulcani sottomarini scoperti in Antartide. Ma vista la prospettiva con le strutture adiacenti all'acqua e le insenature, risultava essere troppo grande per essere un sottomarino. E la superficie emersa era di colore marrone chiaro. Non presentava torrette, ma la sua superficie in relazione alla sua estensione risultava completamente piana, forse liscia. Non aveva né luci né bandiere, sembrava un gigantesco tubo galleggiante senza riferimenti. Stimammo la lunghezza da poppa a prua di circa 300 metri. 300 metri. Qui si parla di scienziati, eh? Dopo pochi istanti quell'oggetto galleggiante si spostò a tribordo. Non riuscendo a capire cosa fosse, quale fosse la prua e la poppa, uso il termine tribordo solo in modo indicativo, si spostò per circa 500 metri a circa 40 nodi senza generare onde per poi immergersi completamente e svanire. Omega, non so cosa fosse quella cosa, so per certo che non era biologico e non corrispondeva a nessun mezzo da me e dai miei colleghi conosciuto. Alcuni hanno ipotizzato che i problemi nelle comunicazioni GSM e AMPS potessero dipendere dalla presenza di quella cosa in mare, poiché qualche minuto dopo la sua immersione abbiamo avuto conferma del ritorno di linea dalla sala controllo. Grazie per l'immenso lavoro che fai, ti ho scoperto solo di recente, ma con il tempo guarderò tutti i tuoi servizi. Un saluto, e mi scrive il suo nome. C'è stato uno scambio e poi mi scrive: scusate le parti oscurate, signori, ma si tratta di anonimato. La Concordia Station la dividiamo con i francesi, lì sono a 3200 metri di altezza, nel Dom C, e a volte ci raccontavano che alcuni strumenti di monitoraggio subacqueo registravano variazioni di luce considerevoli con periodi temporali di 4-5 secondi. Come se qualcosa avesse interrotto la luce a circa 50 metri di profondità, per intenderci, una balena impiegherebbe 8-10 secondi, spostandosi ad una velocità di crociera pari a 5 nodi circa, e la variazione di luce non sarebbe consistente ma quasi irrilevante avendo essa una forma allungata. Non mi esprimo, scrive questa scienziata, su cosa succeda lì in aria o nel mare, ma in base ai passaparola tra il personale di diverse basi, credo che l'esperienza vissuta dal signore militare possa essere verosimile. E questa, signori, è un'altra fonte di cui ho accertato l'autenticità personalmente. Purtroppo non posso dire altro perché sennò inevitabilmente la scoprirei, ma vi ricordate dei velivoli Transmedium? Quante volte ne avrò parlato? Innumerevoli volte. Quando venne istituito l'attuale ufficio UFO permanente del governo americano, attraverso l'emendamento Gillibrand, venne ordinata anche l'istituzione di un sottocomitato Transmedium. Questa roba la stanno studiando al governo americano. Esistono contatti non identificati anche sott'acqua? E che tipo di tassello aggiunge la storia della dottoressa? Signori, fatevi avanti. Continuate a farvi avanti per quanto riguarda l'Antartide. So che tanti scienziati italiani collaborano in determinate missioni, so che c'è il coinvolgimento dei militari italiani delle forze speciali, e usatemi come cassa di risonanza a vostro piacimento. Spero di aver chiarito come si deve, in modo definitivo, la situazione. Rimango a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, e la sandbox del canale ormai la conoscete. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!